Sia lodato Gesù Cristo. Gesù ci invita a prendere il suo giogo, perché il suo giogo è leggero e soave. Sappiamo tutti che il giogo è quell'attrezzo che viene messo sul collo, imposto sul collo di un animale da soma, tiro, per portare un carico. A noi non piace portare i carichi. A volte ci assumiamo dei carichi pesanti perché il nostro sogno o il nostro ideale ci fa intraprendere delle fatiche molto forti e allora lo facciamo volentieri, ma c'è una certa soddisfazione interiore e poi ci si stanca anche di questo. Poi ci sono i giochi che noi non vogliamo e che ci sono imposti dalle situazioni, dal nostro stato di vita. Ci si sposa volentieri, si mette su una famiglia, ma poi la quotidianità diventa il giogo che mi obbliga a stare là dove devo stare, anche quando il mio animo o stanco o ribelle vorrebbe essere altrove, pur amando la famiglia, senza togliere nulla a tutto questo. Ma siamo tendenzialmente ribelli a tutto ciò che ci costringe. E Gesù invece dice, prendete su il mio giogo. Allora c'è una distinzione. Ci sono dei giochi che noi ci imponiamo, ci sono dei giochi invece che la sorte o la provvidenza, questa è una lettura differente, ci impongono. Ora ci sono molte scelte di vita che sono molto impegnative, ma perché corrispondono alle nostre aspettative, alle nostre ambizioni. Ci sono altre cose invece che vengono imposte perché la situazione, la salute, la condizione, lo stato lo impongono. E poiché tutto quanto è provvisto da Dio, non c'è niente che accada senza che sia estraneo a Lui, o per volontà, o per permissione, volontà permissiva, si può chiamare in diversi modi. Il giogo che ci viene imposto è quello del Signore quando non è quello che noi abbiamo scelto secondo quello che sono i nostri gusti. Lavorare per questo piuttosto che per quell'altro, fare questa attività, scegliere un certo tipo di attività piuttosto che un'altra, tante fatiche che facciamo. Dunque ci sono dei giochi che ci sono imposti e generalmente sono giochi, cioè in modo naturale non li vorremmo. Prenderlo vuol dire accettare le cose che vengono da Dio come volute da Dio e accettarle di buon grado, che vuol dire dire sì al Signore. La situazione dunque che mi si presenta, che devo portare, è quella che devo portare, che è stata chiesta a me. Gesù dice un altro punto, chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua. La croce è quello strumento che pesa, mi massacra e poi mi porterà alla morte. Come può essere leggero e soave un giogo del genere? Pensiamo a malattie lunghe, prolungate, sofferenze, persecuzioni che non finiscono mai. Ognuno potrebbe scrivere un romanzo della propria vita. Eppure il Signore fa una promessa. Prendete quel giogo che la provvidenza vi ha dato, è il giogo che vi affatica e vi uccide. È così. Ma in realtà, e questo è il punto, se voi lo prendete con amore per me, per il mio nome, perché è il mio giogo, non è quello che la cattiveria ha imposto del mondo o altro, e quindi c'è un senso di ribellione, l'ingiustizia, tutto quello che si muove. Se voi dunque riconoscete che è il mio giogo, come il mio giogo è stata la croce, che è quello che il Padre mi ha riservato, allora ci sarà una trasformazione. Diventerà leggero e soave. Questo avviene per una sorta di miracolo che non è semplicemente il condividere il senso delle cose che sempre un po' ci sfugge, il perché di tante cose della nostra vita probabilmente lo sapremo solamente quando saremo di là. È invece
di più della leggerezza delle cose perché ha un senso, un significato, il quale mi dà forza, ma non mi toglie nessuna fatica, anzi, posso sempre stancarmi. È la stessa forza di Cristo che mi viene dato, è la sua potenza spirituale, è la condivisione con il suo giogo, perché è il mio giogo, lui dice, è la condivisione con la sua croce, quella bella fisica, la croce vera, la croce che uccide, che lui ha portato. Prendete dunque il mio giogo, prendere il suo giogo vuol dire consapevolezza e azione di trasformazione, che quello che stiamo noi portando in realtà è parte della sua croce, è già parte della sua croce, è già portata da lui e noi siamo chiamati a portarla con lui. E quella forza che lo fa arrivare fino in fondo, pur non togliendogli nulla alla fatica, al dolore, alla sofferenza, la forza gli fa dire fino in fondo ciò che aveva detto prima: sono venuto per bere questo calice e devo berlo fino in fondo. E quando arriva fino alla fine dice al Padre: tutto è compiuto, non manca nulla a quello che tu mi hai dato da fare. Ebbene, questa forza, questo spirito di fortezza, se noi prendiamo con lui la croce, con lui abbiamo la stessa forza e allora diventa leggero per il senso di ciò che portiamo, ma per lo spirito di Gesù che è in noi, perché noi abbiamo accettato di buon grado quello che lui ha fatto per noi e noi dunque ne siamo una parte. Noi siamo una parte dei redenti, siamo una parte della sua croce e diventiamo al tempo stesso con lui, se lo amiamo. Siamo con lui e prendiamo il suo giogo, diventiamo noi stessi portatori della sua croce, che è la croce per il mondo, è la croce per l'umanità. Noi non portiamo più solamente la nostra croce per i nostri peccati, ma con lui portiamo la croce che diventa per la salvezza dai peccati per tutta l'umanità. Diventiamo parte viva di quella vite che è lui, riceviamo quella linfa vitale e dunque questa nostra fatica, che è la fatica dell'aratore, se vogliamo, perché il giorno ricorda questo, con una semina che è difficile e dura, bene, questa fatica porterà frutto. E sono frutti di vita eterna, che vuol dire sono frutti dello spirito, il mio spirito si trasforma, diventa diverso, ed entra a far parte degli spiriti che abitano il regno dei cieli, gli spiriti degli eletti, gli spiriti degli immortali, gli spiriti che condividono lo stesso spirito di Dio. Dio vi benedica.